Abbiamo riscontrato fin dalle prime ore del mattino, quando abbiamo monitorato e attivato le centraline automatiche, che la viabilità funzionava ed è stata fluida durante il corso della giornata. Quando abbiamo attivato poi il nuovo software, quindi la nuova programmazione, la fluidità è aumentata, quindi siamo positivi, diciamo, come primo riscontro per quanto riguarda la modifica della viabilità. Abbiamo iniziato con 14 unità la mattina e 14 pomeriggio. Nel corso del tempo noi contiamo comunque di ridurre l'impegno, in quanto a quanto pare, e questo ce lo auspichiamo tutti, la viabilità funziona anche in modo automatico. Per adesso siamo ottimisti e speriamo che, insomma, proseguiremo su questa strada. Ovviamente l'impegno è tanto, noi ci siamo e speriamo che continui così. Questa mattina ci è sembrato di percepire una preparazione degli automobilisti, quindi probabilmente la comunicazione è arrivata, è stata metabolizzata. A parte qualche piccola incertezza, gli automobilisti li abbiamo visti abbastanza decisi nell'affrontare la nuova viabilità, e questo ci ha aiutato e ci ha consentito di mantenerla fluida. Ovviamente noi stiamo monitorando, monitoreremo ancora le fasce, le varie fasce orarie, quindi rientro dagli uffici, il weekend, e altre situazioni, festivi, infrasettimanali, eccetera, al fine di riuscire a trovare delle situazioni ottimali per mantenere lo standard che abbiamo oggi.